L'annuario Ligure dello Sport 2018, undicesima edizione, è anche l'occasione come sempre per andare sul territorio a fare il punto della situazione con le realtà più vive, più importanti dello sport della nostra Liguria. L'Unione Sportiva Lavagnese è sicuramente una di queste. Se dovessi dare un giudizio sin qui, che stagione è stata per voi? Beh, una stagione un po' altisonante, perché siamo partiti con un programma chiaro di alta classifica, perché quando si hanno giocatori come Simone Basso, Raggio Garibaldi, vuol dire che hai un programma ambizioso. Poi però nel calcio non si riesce mai a fare un programma definito per quello che riguarda il campo. Ci siamo trovati un po' nel pantano, ora cercheremo di uscirne definitivamente. Purtroppo domenica abbiamo dovuto salutare il nostro tecnico Gabriele Venuti, che è stato sostituito dal suo secondo Nocera, ma tutto questo per dare una scossa un po' allo spogliatoio, chiaramente, perché siamo sì sopra la zona dei play-out, però insomma non è ancora tutto certo che riusciamo ad ottenere quella salvezza che doveva essere dichiaratamente scontata all'inizio di campionato. C'è da stringere i denti, insomma. Sì, c'è da stringere i denti, è un girone E molto agguerrito, tra l'altro ci sono squadre ambiziose, squadre che sono delle delusioni, magari come può esserlo il Savona, che ambiva a vincere questo campionato e si trova invece a lottare per i play-off. Noi siamo lì, siamo uniti, vogliamo assolutamente restare in questo splendido girone che è la Serie D, anche perché un altro anno festeggeremo il centenario della società e quindi il presidente in primis ci tiene ad essere in questa categoria. Ecco. Un presidente Compagnoni che continua a investire molto su questa società, e al di là della prima squadra e dei sogni, e magari perché no quest'anno anche di qualche piccola delusione, dietro però c'è un mondo, un settore giovanile importante e una grande attività sul territorio. Sì, certo, noi abbiamo un settore giovanile con circa 300 ragazzi, quindi tanta credibilità da parte anche delle famiglie di questi ragazzi, partendo dai piccolini per arrivare alla Juniores, che tra l'altro sta facendo un campionato di media alta classifica e si chiude chiuderà fra due domeniche, chiaramente. Noi abbiamo appunto nel prossimo programma futuro quello di poter fare un grande festeggiamento di anno con il centenario, perché trovo che questo sia un traguardo veramente importante. Io mi occupo del marketing nella società, quindi sto già lavorando su alcune idee per dare il massimo lustro alla nostra Lavagnese.